Davide contro Golia, due squadre da diversa posizione in classifica, diversi obiettivi, una che mira al secondo posto ad insidiare Brescia, l'altra che vuole evitare la zona play-out. In sintesi questa è Roma Visnova, BPM Sport Management, amici della pallanuoto, buon pomeriggio ben ritrovati dalla vicina dei mosaici del Foro Italico, la 16ª giornata del campionato di A1 maschile. Dall'altra parte c'è invece Luongo contro Gobbi, vediamo di chi sarà il primo possesso della partita della Sport Management. Cristiano Miracchi, il tiro di Cristiano e la parata in coabitazione, vittorioso Nicosia, però ancora un 1 contro 0, va a segno Miracchi. Poi quella dall'altra parte per Gitto per Petkovic, Antonio Petkovic va a segno, il gol subito 2-0, 1-2 in superiorità. Chiama la palla Gitto, la fida Miracchi, il tiro e il gol in ripartenza da parte di Cristiano Miracchi. Questo pallone, Briganti, vediamo chi si incarica del tiro, Pappacena, poi Jerković, dentro il gol di Antonio Vittorioso, 26esimo gol stagionale, il primo di questa partita per il 42enne romano, 1-2 in superiorità, la Roma Visnova che va a segno con Antonio Vittorioso, accorcia le distanze, 1-3. Attenzione perché si perde palla, poi Cristiano Miracchi e invece chiude lui, terzo gol personale per l'ex di turno che sta pesando, accentra e poi al fulmicotone il tiro e il gol da parte di Arnaldo Deserti, primo gol per lui ed è il quinto. Si gira per Jerković, cerca un varco il croato, va Josip Jerković, secondo gol di Roma, 2-5, 1-42, bene in superiorità, 2-3. A Petkovic, ora a Luongo il tiro e il gol di Luongo, 6-2. E il tiro e gol di Josip Jerković, bravo Josip, secondo gol personale, 3 di Roma e non tira. Tiro e gol, Lorenzo Briganti, 18esimo gol stagionale per lui, va la BPM con Miracchi, la gira per Razzi. Poi affida la sfera a Bini, ancora Razzi prova il tiro e il gol da parte di Andrea Razzi, prima marcatura personale, la settima in questa partita, fallo era su Gitto, il tiro e il gol da parte di Andrea Razzi, secondo gol in pochi minuti per lui, la va a gestire con Lorenzo Briganti dal centro, Lollo, poi a Jerković, Josip Jerković, quinto gol di Roma, 5-8, risponde bene la squadra romana in questa frazione parziale di 2-2. Il tiro e il gol molto semplice per Miracchi, a 28 secondi al termine della seconda frazione sigla il nono gol per la BPM ed è il quarto personale, miglior marcatore del match. Poi ancora Bini e Luongo, poi si alza il tiro, Marco Jelaka che va a segno in superiorità, 10-5 di 2 contro 1. Che giocata di Pappacena per Giacomo Gianni, ma che ha fatto Pappacena, un no look di quelli importanti, in superiorità, possibilità di controfuga, 2 contro 1, attenzione Petkovic, tiro il gol di Antonio Petkovic dopo la stagione memorabile che ha portato a Roma dalla 2 alla 1, migliorati dentro per Pappacena, poi dalla palla fuori a Innocenzi, il tiro e il gol, che azione bellissima, messa a segno da Giacomo Gianni, e viene servito Giacomo Gianni, palla dentro, millimetrica per Pappacena, la firma sul match di Simone Pappacena, accoscia le distanze a Roma, 8-11, torna a meno 3, Petkovic va a gestire questa palla, e il tiro e il gol di Petkovic, torna a più 3, la BPM, 1-0, Gallo contro Nicosia, Gallo per l'Azzurro, meglio l'ex Azzurro, Gallo il mancino, Gallo il gol di Gallo per il 13-8.
possibilità di controfuga da parte della Sport Management che si invola con Miracchi, Cristiano Miracchi e va a segno. Cristiano Miracchi, una vera spina nel fianco per la difesa romana, sigla il quinto gol personale e il 24esimo in stagione per il 14-8. Lungo con Gallo, 12 secondi, va Valentino Gallo, alza il tiro e gol. 15-8, massimo vantaggio davanti alla nostra postazione, 4 minuti e attenzione perché rischia l'imbarcata la Roma Visnova. C'è il gol di Razzi, terzo gol per lui. Prova la Palombella e va in gol Petkovic, quarto gol anche per Petkovic. 24 secondi, il tapin vincente da parte di Lungo. E allora si va con Giacomo Gianni, 24 secondi, parte il cronometro, una delle ultime azioni della partita, posto centrale per Jekovic, si va in angolo per Lollo Brigatti, il tiro e il gol di Giacomo Gianni, 9-18. Bini, carica il tiro e il gol, di Bini, terzo gol di Bini. Ancora avanza la BPM, fallo di Delash, prova l'alzo e tiro, il gol, viene annullato questo. Ah, si riparte dalla battuta, quindi viene accordato l'ultimo gol, il 20esimo gol, quindi finisce 20-9.